Io ricordo di essere stato donna. Sì, ci alterniamo. Una vita nasciamo maschio e l'altra nasciamo femmina. Per cui le donne di oggi furono uomini. Gli uomini attuali furono donne. La storia, il passato, sono sempre stati creati da noi, a volte come uomini, altre come donne. Le attuali condizioni di cultura provengono da noi, uomini e donne incarnati alternativamente, una volta come uomo, una volta come donna. Spesso ho pensato che il problema in adolescenza, problema portato all'attualità in maniera molto vigorosa negli ultimi tempi, di dover riconoscere la propria identità sessuale provenga proprio da questa realtà, ovvero che il ricordo, anche se impreciso, di essere stati dell'altro sesso nella vita precedente, riaffiori in alcuni di noi, con maggiore forza che in altri. Per cui, dove riaffiora con maggiore forza questo ricordo, anche se non ben compreso in quanto ricordo, porta al dubbio, alla confusione. Io ricordo di essere stato donna più volte, in più vite precedenti, come anche di essere stato uomo in altre vite. Quando ero ragazzo, questa cosa io non la sapevo, ma sentivo un forte femminile dentro di me, cosa che non riuscivo bene a spiegarmi, non riuscivo a dargli un significato a questa forza che sentivo dentro di me, non riuscivo neanche a incanalarla, ad utilizzarla, questa forza del femminile. Quindi per un certo periodo io credetti addirittura di essere confuso sul mio, non sul mio genere sessuale, quanto sui miei gusti sessuali, ma di fatto mi sono poi sempre piaciute le donne, mi sono innamorato soltanto di donne. Eppure ho sempre avuto una certa femminilità, un femminile, non negli atteggiamenti, bensì nell'indole, ovvero nel modo di pormi con il sentimento verso il mondo. In passato, per questa mia attitudine, venni molto criticato dai maschi, quelli che sono nascosti dietro il macio o quelli che si chiamano maschio alfa o dicono di essere maschio alfa a se stessi, per questa mia femminilità. Insomma, io non ero un duro, diciamo, uno che l'uomo ha da puzzare, come si dice, o che beve e mangia come se quello che non strozza ingrassa. Così deve essere l'uomo, no? Io non facevo a pugni, non avevo il petto villoso, non volevo competere per dominare un territorio, un lavoro o per possedere una donna. Quando di improvviso io mi resi conto della realtà del mondo spirituale, fu un forte cambiamento che avvenne dentro di me. Il mio femminile, tanto sviluppato, fin dall'adolescenza sicuramente, ma forse anche fin da prima, ma che io percepii fin dall'adolescenza, mi aveva permesso di accogliere il seme spirituale, ovvero di vivere una gestazione in me, di farmi fecondare, e poi di dare alla luce una mia nuova realtà di esperienza nella vita. Se non avessi avuto il femminile, questa gestazione, questo parto, non mi sarebbero certamente stati facilitati, o forse non mi sarebbero stati possibili affatto. Quante persone non mi riconoscevano più ad un certo punto della mia vita, quanto non capivano che cosa appunto avevo partorito dentro di me. Solo l'arte, la bellezza, lo studio dell'armonia dei pensieri, il sentimento del profondo riempivano la mia vita da quel momento in poi. Non c'era più traccia dello stereotipo dell'orgoglio virile dentro di me, bensì avevo una tensione interiore a mettere in armonico dialogo il mio maschile con il mio femminile. Mai, e dico mai, ho avuto la così poca umiltà di dire a me stesso io sono il femminile oppure io sono il maschile. Mai mi sono creduto di possedere o incarnare in me stesso, che so, le forze della luna o quelle del sole. Invece io le vedevo queste forze agire entrambe dentro di me. Tutto qui, consapevolmente.
senza per questo credermi di fare chissà quale esperienza, che poi le forze del maschile e del femminile che agiscono in noi dovrebbero essere un'esperienza del tutto naturale per ognuno di noi. Tutto questo mi accadde molti anni fa, vari decenni fa, oramai porto questi capelli bianchi, come si vede. Molto prima che le questioni di genere entrassero a gamba tesa nel dibattito pubblico, eccetto che per il femminismo, che invece in quegli anni era molto popolare, cosa che però la mia donna interiore, il mio femminile, il femminismo non lo ha mai capito, perché in esso non esisteva e non esiste tuttora una lettura spirituale delle forze che sono in gioco nell'uomo e nella donna. Da moltissimo tempo, ad esempio, faccio I Ching, dove, come è noto, tutto è basato sul rapporto tra Yin e Yang e Yin e Yang, tra femminile e maschile, tra ricettivo e creativo. Tutti gli esagrammi sono miscugli delle due forze e, in modo molto attinente, fra l'altro, alla realtà di queste, esistono linee mobili che cambiano di segno trasformandosi nel proprio opposto, esattamente come accade alle forze solari che vanno verso la luna e alle forze lunari che vanno verso il sole o si trasformano sotto l'azione del sole. Anche dalla scienza dello spirito di orientamento antroposofico ho raccolto molte informazioni sul maschile e sul femminile. È impossibile ovviamente riassumerle tutte perché servirebbe un video completamente dedicato a questo. Ma solo per fare un esempio, ad esempio, tutti gli uomini hanno un corpo eterico, ovvero forze vitali, il corpo di forze vitali di segno femminile, e tutte le donne lo hanno maschile. Quindi, ma solo per fare un esempio, la nostra vitalità, il nostro senso di benessere che proviamo al mattino quando ci risvegliamo ricolmi di nuove forze vitali accumulate durante il sonno, non corrisponde affatto al nostro sesso biologico. L'uomo in quel momento sente un benessere che è del tutto femminile e la donna in quel momento sente un benessere che è del tutto maschile. Questo già da solo dovrebbe bastare a cancellare tutta una serie di stereotipi sul femminile e sul maschile, così come vengono affrontati in maniera, secondo me, veramente superficiale nel cosiddetto dibattito pubblico. Ecco, io non ho mai accettato di buon grado gli stereotipi della cultura dominante sugli uomini e sulle donne. Li trovo insulsi, senza sapore, li trovo melensi, a volte anche francamente stupidi, così come ho la stessa sensazione, anche ancora per fare un esempio, degli stereotipi New Age sul maschile e sul femminile. Ci sono donne che si sentono la grande madre incarnata e stuzzicano queste donne. Il mio sguardo interiore femminile, che in definitiva resta molto scettico di fronte a queste dichiarazioni così, queste iperboli, anche se loro ci credono veramente, io rispetto il fatto che loro ci credono veramente, ma io, il mio femminile resta molto scettico di fronte a queste affermazioni. C'è anche da dire che non è affatto popolare un corrispettivo maschile della grande madre, ovvero non esiste un grande padre nella vulgata popolare degli spiritualisti, non solo della New Age, diciamo degli spiritualisti in genere. La luna non si sposa con il sole in tutto questo sistema, Krishna non trova Kali, Iside non ricompone Osiride. Insomma, è chiaro che nel presente degli spiritualisti il matrimonio del cielo e della terra non sa da fare. In questo io vedo e sento, a volte drammaticamente pure, la povertà dei luoghi comuni del nostro tempo. Le donne che io sono stato non si riconoscono nelle donne attuali, che non sanno di essere state uomini, proprio quegli uomini che ora criticano tanto. Così come gli uomini che io sono stato non si riconoscono nell'uomo presente, che non sa chi è, che non sa di essere stato e di essere anche femminile. E assolutamente l'uomo attuale
non lo vuole scoprire a nuovo di avere anche un femminile, o meglio, molti uomini che si rifiutano, si nascondono. Difatti basta vedere quando si fanno incontri dove si parla di spiritualità o classi dove si studiano discipline artistiche, e diciamo 70-30, 70 donne, 30 uomini. Perché le donne sono molto più avanti nel riconoscere alcuni movimenti interiori delle forze. Ma sempre, non voglio però generalizzare, perché bisogna giustamente sempre prendere le cose caso per caso. Invece la vulgata del genere sessuale, tanto popolare adesso, invece confonde e rende ciechi gli spiriti. Per me è del tutto inutile a comprendere le cose. Non sapendo nulla della reincarnazione, ovvero di essere stati tante volte, sia uomini che donne, i poveri schiavi della vulgata woke, del gender fluid, sono ciechi alla realtà delle forze spirituali che in quel momento vivono dentro di loro. Iside e Osiride in loro vengono bruciati ogni giorno sul rogo di che cosa? Di una rimorchiata? Tragicamente le forze dello spirito le confondono con il sesso, con la carne, con la loro voglia di un orgasmo. È troppo poco per comprendere la vita. Le donne del mio passato, delle vite precedenti, posso dire che non sono state poi alla fine molto migliori degli uomini che io fui. Direi che se guardo le cose così come le posso vedere dal mio punto di vista attuale, il bilancio tutto sommato è in netta parità. Il mio femminile di maschio biologico però mi ha molto aiutato in questa vita, come ho detto. Mi ha aperto molti dettagli tra i più intimi della relazione tra il pensiero e il sentimento, cioè ha messo il mio cuore nella mia testa, ha portato amore nella mia forza. Ma tutto il dibattito attuale non sa nulla e non vuole sapere nulla di queste cose. Donne e maschio ora sbattono il pugno sul tavolo e devono imporre a tutti il loro modo di vedere il mondo. In loro, che posso dire io, risorge il patriarca che probabilmente forse furono nelle vite precedenti, e di questo non si avvedono, che c'è un karma che le spinge a ciò che gridano in questo momento. Invece ci sono uomini femmine che ora si scusano anche per l'aria che respirano e sono, con triste evidenza, gli schiavi perfetti del potere. Sono esecutori senza dignità, questi uomini femmine, degli ordini più spregevoli, si piegano immediatamente a qualsiasi ordine, ce lo dimostra il mainstream, con le tante follie che negli ultimi anni ha chiesto di eseguire a chi obbedisce agli ordini. E poi ci sono mescolati tra loro uomini e donne senza io, che non sanno nulla di se stessi e si aggrappano a degli stereotipi feroci, violentemente innestati dentro di sé, come maschere senza vita, incollate sul proprio volto, illusioni di essere. Hanno sorrisi falsi di donne piacenti che si vendono, hanno sorrisi falsi di uomini presuntuosi che si vendono. Sono tragiche marionette senza vita, che sfaccendano con i propri sessi in modo vile e molto basso. E spesso sono loro all'origine delle tante violenze che vediamo accadere nei giornali, nella cronaca. Una piccola parte di mondo, che cresce sempre di più fortunatamente, invece già ora vede le forze del maschile e del femminile, le riconosce agire dentro di sé, le vede agire negli altri, o per frutto del lavoro interiore o per uno spontaneo riconoscere. C'è quindi, viva Dio, qualcosa di estremamente positivo
chi già riconosce la statura morale, il carisma, il valore dell'altro, ovvero dello spirito dell'altro. L'armonia realizzata in lui o in lei non fa nessuna differenza, il genere. C'è chi vede l'equilibrio del suo sole e della sua luna. Chi vede Osiride ricostruito da Iside con l'aiuto del mago Thot. C'è chi vede il Cristo seduto in intimo dialogo con Maria. C'è chi vede l'essere cosmico nell'altro. C'è chi nell'altro e in se stesso vede l'Eterno. Auguri a tutti noi che la questione spirituale possa diventare il centro del dibattito sull'essere uomo o l'essere donna, sulle forze del maschile e le forze del femminile che devono sposarsi. Grazie per avermi ascoltato fin qui. A presto.